Il nostro obiettivo era quello naturalmente di avere una corsa a tappe qualificante come la Tirreno Adriatico, quindi anche dal punto di vista sportivo, ma il vero obiettivo era quello di valorizzare con queste tappe, con le tantissime televisioni nazionali e internazionali che seguono questa corsa, anche i nostri bellissimi paesaggi, i nostri bellissimi territori, e quindi valorizzare il territorio marchigiano e quindi dare un ulteriore messaggio dopo il drammatico terremoto di ormai 2 anni fa ai nostri concittadini che le Marche stanno ripartendo e vogliono ripartire, e la giunta regionale vuol dare questo ulteriore slancio utilizzando questa Tirreno Adriatica. Chiaramente vengono toccate tutto il territorio sostanzialmente marchigiano, partiamo con la tappa, con l'arrivo sabato della tappa di Sassotetto, poi c'è Castelraimondo, la partenza da Castelraimondo, l'arrivo a Filotrano, la ripartenza da Numana, poi Numana Fano, e poi si sposterà tutta la carovana direttamente a San Benedetto per il clou finale con la cronometro. Ecco, in questo contesto, come Regione Marche, abbiamo voluto dare un forte messaggio, il ricordo di Michele Scarponi con la tappa e l'arrivo di Filotrano, un messaggio alla città, un messaggio ai familiari, un messaggio a tutti i suoi fans. Tant'è che io l'ho chiamata la tappa del cuore marchigiano. E oltretutto è l'unica tappa che come Regione Marche abbiamo voluto finanziare per intero. Cioè, quindi questa tappa sarà finanziata non in collaborazione con la città di Filotrano, ma per intero da parte della Regione Marche. Ecco, è un messaggio forte a tutti coloro che hanno amato Michele Scarponi, sia come uomo e che come sportivo. Quindi queste tappe, queste di arrivo e partenze che avremo nelle Marche, che toccheranno tutta la nostra regione, è veramente un grande messaggio che abbiamo voluto dare a tutti i nostri concittadini, sia sportivo che turistico.